fortemente a me piace moltissimo, soprattutto perché è in controtendenza con un'epoca in cui l'ideologia è quella del vincismo o del darwinismo sociale. Chi ce la fa è automaticamente Calosta Cardos e gli altri resti nel dietro, cioè l'incapacità di riconoscere la bellezza e la dignità anche all'altro aspetto. Che per questo tipo di anni, perché pare che sia poi un taglio per quel tipo di poetica ha introdotto nel caso della musica, ma anche appunto ma anche nella poesia. Ecco, e quindi quello che emerge è un invito forte a superare non solo il moralismo e i moralismi, perché questo è un libro antimoralista, ma anche a superare una visione manichea della morale, cioè quella che divide diciamo in maniera troppo netta il bene e il male o i buoni e i cattivi, e invita ad avere una visione più complessa, più simpatetica e più, io vorrei dire, anche più umana sul mondo e sul mondo che viene descritto in questo bellissimo romanzo. Grazie. Io sono quasi emozionata perché questa cosa, con Tommaso, appunto, come avete intuito, che eravamo compagni di liceo, e devo dire che la sua lettura del romanzo è oltre che esaustiva anche pertinente, nel senso, io ho scritto una cosa però non l'avrei saputa dire così bene in senso filosofico e politico è giusto come ha fatto lui, nel senso che in effetti il discorso della poetica degli ultimi è in effetti molto pregnante, nel senso che a me sinceramente come autrice interessano quasi esclusivamente gli ultimi, ed è questo anche il motivo per cui ho scelto di ambientare il romanzo non nella Firenze conosciuta del Via Tornabuoni e Piazza del Duomo, ma alle case minime oppure in queste altre zone. E diciamo che trovo che siano molto, cioè che la bellezza autentica, anche che si vede dalla sessualità di Nicole Copertina, no? Che mi è piaciuta anche per questo, perché non è una sessualità patinata, in qualche modo di fama, insomma, è una sessualità autentica. E quello che mi piace che sia passato, evidentemente, dal romanzo è questo amore per anche per appunto gli ultimi, ma anche per chi si impegna per gli ultimi, e quindi la figura di Milo, che è la figura del figlio, in questo caso, appunto non voglio svelare tanto, però è molto significativa, perché comunque di figure maschili, diciamo, buone non ce ne sono tante quanto quelle femminili, però in questo caso sì, appunto l'impegno politico di Milo è forse una delle note più ottimiste del romanzo.